Lo lasciamo con la sua chitarra in mano, visto che è rimasto a fare musica in un angolo, ma stiamo parlando dell'altra metà di questo disco. Alberto Boscolo Agostini, finalmente un Boscolo da Susa, che sorpresa. Ecco, l'altra parte della musica. Io vengo da lezioni di British Blues fatte dagli Stones e da Keith Richards, che diceva sempre di avere due chitarre in testa quando suonava. Una era quella che aveva in mano e l'altra quella che aveva in testa, e li alternava. Cioè, il segreto del buon vecchio blues è quello che prima di suonare ascolta, e poi quando è ascoltato cerca di creare spazio per quello che l'altro deve dire. E credo che questo sia l'equilibrio perfetto che capita in questa situazione di musica, dove tu, diciamo la verità, gli hai insegnato i rudimenti della chitarra e lui ha imparato molto bene, e insieme fate un connubio perfetto di musica. Diciamo che è un percorso che abbiamo fatto insieme, ecco, più che io gli ho insegnato. Io e Carlo diciamo sempre una cosa, che nel tempo in cui noi abbracciamo la chitarra è sicuramente inferiore a quello in cui suoniamo senza la chitarra addosso. E questo credo sia la cosa che un po' ha fatto la differenza per noi. E abbiamo suonato per 50 anni continuamente, 25 di giorno e 25 di notte. E su questo disco? Ha detto una roba bellissima, eh? Dico, su questo disco come avete scelto le integrazioni dei suoni, perché qui non c'è suonare insieme, anche creare dei suoni che riescano a sostenere l'emozione che viene da quello che uno vuole raccontare. Io non so rispondere a questa domanda, perché quando io suono con lui succedono delle cose che io non riesco a definire con le parole. Succedono perché sono 40 anni che suoniamo insieme, di più, per cui succedono. E si lascia che accadano. E credo che questa sia la risposta vera a tutto quello. Io volevo ringraziarvi perché siamo stati qui con Carlo De Bei a presentare un disco molto importante e molto ben suonato e raccontato, che è Garbin, una eccellenza della musica dei nostri tempi e di questo periodo. Da parte di due eccellenti musicisti che chi li conosce da tanto tempo e sa quello che succede. Io volevo lasciarvi con una frase che è forse quella che tu hai voluto trarre e mettere in evidenza in questo disco, che dice, anzi non lo dico perché se io sbaglio ciò giusto sono dolore. Dilla. Sì, non so dirti quando, ma so che vago via da qua, che sarà una terra buona, un'altra vita, un fior di là. Che è comunque un guardare una speranza e guardare oltre ogni confine. I confini ne costruiamo tanti, buttiamo giù ogni tanto, e la musica è il modo migliore per farlo. Carlo De Bei, Alberto Boscolo Agostini, questa era Garbine, e grazie alla Regione Veneto, perché fare queste cose qui è molto importante. Grazie. Allora,